GF VIP, Antonella Fiordelisi svela un flirt con un calciatore dell'Inter. Ecco di chi si tratta. Antonella Fiordelisi ha fatto il nome di suoi tre ex ragazzi. Tra di loro c'è un noto calciatore dell'Inter. Ieri sera, nella casa del grande fratello VIP, è tornato il GF Game Night. Questo format, presentato da Alberto De Paesis, Edoardo Tavassi e Edoardo. Con un famoso calciatore. Devi dirci tre personaggi famosi con i quali hai avuto un flirt, ha chiesto Tavassi ad Antonella. Quest'ultima, dopo averci riflettuto qualche secondo, ha deciso di non mangiare la penitenza e rispondere alla domanda. Famosi non ce ne sono, diciamo conosciuti, ha detto l'influencer prima di fare il nome di Francesco Chiofalo. I due sono stati insieme circa 3 anni e la loro storia è finita spesso sulle pagine delle cronache rosa. Dopodiché, l'elenco è continuato con Ignazio Moser, attuale compagno di Cecilia Rodriguez, a cui aveva anche scritto una lettera sul giornale Di Più. Infine, la Fiordelisi ha fatto un nome inedito, ossia quello di Joaquín Correa, attuale calciatore dell'Inter. Non ha rivelato altro sulla loro frequentazione, per cui non si sa bene a quando risale questa conoscenza. Li salutiamo, che dici Antonella? Ha chiesto per chiudere Alberto De Paesis. No, meglio di no, ha risposto la Geffina. Gli ex di Antonella Fiordelisi. Quali sono stati i fidanzati di Antonella prima di Edoardo Donna Maria? La sua relazione più famosa è stata probabilmente con Francesco Chiofalo, il celebre lenticchio di Temptation Island. Proprio in occasione della partecipazione di Chiofalo a Temptation Island, con l'allora fidanzata Selvaggia Roma, i due si sono conosciuti. Antonella era una tentatrice del programma e si è avvicinata a Francesco, così tra i due è scoppiato l'amore. La loro storia è giunta a termine nel 2021, dopo che la VIP ha accusato l'ex fidanzato di averla tradita con Aurora Ciordi. Dopo la fine della storia con Chiofalo, Antonella pare abbia avuto un flirt con Carlos Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Mouric. Dopodiché, è stata fidanzata con Gianluca Benincasa, con cui avrebbe rotto prima di entrare al grande fratello VIP. Gianluca ha rivelato che, in realtà, lui e la Fiordelisi erano ancora insieme al momento del suo ingresso nella casa. Inoltre, sostiene che avrebbe sempre finto con Edoardo Donna Maria riguardo alla fine della loro relazione. Attualmente, l'ex schermitrice non ha ancora avuto l'opportunità di rispondere a queste accuse. Tuttavia, suo padre ha replicato alle dichiarazioni denunciando il mental coach.